una ripresa. Ti raccomandai. Per forza devi farlo, eh. Io non so perché qua l'operatore... Non ho capito perché Don Michele non fa una ripresa al ciclo, con quanto costante amore, un mese di lavoro. Con tanto amore, un mese ci ho messo, eh. Fatto tu. Neanche una ripresa gli ha fatto. Hai fatto tu. Cominciato di là, figuriamoci. Da lì? Sì. Vabbè. Fatto lei? È bello almeno. L'autore? È bello? Meno male. Padre Michele, teniamo pure lo striscione. Alla vostra maturità umana.
diamante di autentica sensazione, sia occasione testimonianza cristiana, luogo e motivo di affermazione della giustizia, e contribuisca così il pane della vostra mente. Vi ringrazio anche di questa cortese ospitalità e sono lieto di cambiarla, invocando dal Signore su tutti voi e sui vostri cari le più celeste benedizioni celesti. Benedica Dio il potente, Padre e Figlio di Stavo cercando voi adesso. Sì, ma thank you.
C'è stato un signore che è corto corto. Vescovo di Serno. Di Serno. Il governo vescovo di Serno. Signor Parmerino. C'è riuscito. Come no? Siete stati bravi. Ah, ecco se dai, ecco. Direttamente poteva sembrare brutto. Buonasera. Ti prendi, siete come qua. Chi si vede? Buonasera. Eccellenza. Buonasera. Benedetto. Tante cose da pure a me, che bella fotografia. Come stai? Bene. Agostino. Fresco, eccellenza.
Yeah.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi e con il tuo spirito. Che sul lago di Tiberiade riconoscono il Signore sorto, siamo qui tutti insieme a rendere grazie per questo giorno stupendo, meraviglioso, che due mesi addietro non avremmo neppure immaginato, ma che ora è realtà per noi qui presenti e per tutto il Molise. Il popolo di Dio, radunato nelle sante chiese di Termoli e Larino, di Campobasso, Isernia e Trivento, con i propri pastori, col clero, i religiosi e le religiose, le autorità, e le rappresentanze di ogni paese e città, è tutto qui ad accogliere il cambio di Cristo e a gioire per questo incontro di fede e di speranza che segnerà per sempre, nei secoli che verranno, questa nostra travagliata e promettente stagione. La vostra presenza in questa terra, Beatissimo Padre, non è solo segno della vostra paterna volontà e dell'attenzione che recate a tutti i popoli e a tutte le regioni della terra, ma per noi ora è soprattutto incitamento e premio a lavorare di più sulla via del Concilio. Termoli, insieme ai suoi santi Timoteo e Basso, ha visto oggi arrivare nel suo piccolo porto il pescatore di Galilea. E con la chiesa di Termoli, anche l'altra antica e nobile chiesa di Larino, la chiesa dei santi martiri larinesi, è la sede del primo seminario della storia, esulta per questo avvenimento di grazia. Ed io sono lieto in questa circostanza di confermare la santità vostra insieme alla volontà di approfondire e sviluppare la fede, il fermo proposito di camminare insieme nella comunione e nella partecipazione in piena fedeltà agli insegnamenti che continuamente riceviamo dal vostro Magistero e dal vostro incoraggiante Ministero Apostolico. Questo piccolo lembo di terra, Beatissimo Padre, dalle salde e profonde radici religiose, con le sue nobili tradizioni e con la tenace volontà di redimersi da antichi selvaggi e prolungate sofferenze, vuole testimoniare dinanzi al Vicario di Cristo il fermo intendimento di vivere il Concilio e di disporsi con gioia all'anno santo straordinario della redenzione e al sinodo mondiale dei vescovi, meglio impostando la vita delle diocesi secondo la volontà del Signore. Molta strada per la verità, Padre Santo, è stata compiuta nelle nostre comunità. Molte iniziative sono state realizzate e Dio stesso, come ha fatto più di me, gli altri venerati fratelli del Vescovato, ho potuto misurare momento per momento lo sviluppo della vita cristiana, cogliendo, soprattutto nella visita pastorale, già paternamente incoraggiata dalla santità vostra, i lineamenti di una nuova Pentecoste.
ma dalle sante chiese di Termoli e Arino, lo sguardo si allarga fino ai più piccoli paesi del Molise per cogliere ovunque le tracce di un impegno ecclesiale sereno, pacato e silenzioso, che cerca di rendere più vivo e attuale il messaggio di Cristo. Le strade della nostra regione, Padre Santo, non sempre sono agili e spedite, né la fatica della nostra gente è remunerata in proporzione delle sue sofferenze. Abbiamo anche noi i nostri drammi, i nostri problemi, da quello della disoccupazione giovanile a quello della occupazione generale, a quelli dello sviluppo industriale e della doverosa tutela dell'artigianato e dell'agricoltura. L'emigrazione ha portato fuori Molise decine e decine di migliaia di lavoratori sparsi per tutte le terre del mondo, lasciando talvolta nel paese natio solo vecchi e bambini. Pur in mezzo a trascuranze ed oblì, però, e pur in presenza talvolta di sistemi generali che misurano l'uomo e la storia, in funzione dei poteri economici, noi sentiamo, per la forte e prolungata incidenza dei valori evangelici, una forte spinta verso il nuovo, ma anche il convincimento che è possibile raccordare progresso civile a progresso morale e spirituale. E noi, Beatissimo Padre, con l'umiltà dei popoli di antica tradizione, andiamo costruendo nelle nostre comunità ecclesiali un nuovo assetto di vita cristiana, puntando decisamente sulla liturgia e sulla catechesi, sulla pastorale familiare e su quella sociale, in piena fedeltà agli insegnamenti che vostra santità continuamente ci dona con le encicliche e tutti gli atti del Magistero Apostolico. La strada, Beatissimo Padre, è lunga e faticosa. La costruzione di comunità a misura del Concilio è talvolta aspra e difficile, ma noi siamo convinti che il Dio, Padre Santo, avviene alla vigilia dell'anno santo, alla vigilia di primavera. Voi siete, Beatissimo Padre, la primavera della Chiesa. Voi rappresentate per noi e per il mondo intero la vera, autentica primavera della storia. Grazie, Beatissimo Padre, grazie con tutto il cuore. Conduca alla vita eterna. Amen.
della nostra redenzione, alla custodia fragorosa di San Giuseppe, per sua intercessione, concedi alla tua Chiesa di cooperare fedelmente al compimento dell'opera di salvezza. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni la parola del Signore fu rivolta a Natan. Va e riferisci al mio servo Davide, dice il Signore. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu giacerai con i tuoi padri, io assicurerò dopo di te la discendenza uscita dalle tue viscere e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile per sempre il trono del suo regno. Per il
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva rifiutarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Canterò senza fine le grazie del Signore. Le parole del Salmo responsoriale che è stato testé proclamato salgono spontaneamente alle mie labbra volgendo lo sguardo a questa vostra magnifica assemblea, carissimi fratelli e sorelle, delle chiese di Termoli e Arino, di Campobasso, di Isernia e Trivento, che siete qui convenuti per incontrarvi con me, pellegrino della vostra terra, e per manifestare con la vostra presenza, con la voce, col canto, la gioia di essere parte viva dell'unico vivere di Cristo. Sì, rendo grazie al Signore per lo spettacolo di fede che mi offrite in questo incontro, nel quale mi è dato di prendere diretto contatto con la popolazione forte e generosa di questa terra molisana, dalle antiche tradizioni di laboriosità, di rettitudine, di fedele attaccamento alla religione dei padri. Rendo grazie al Signore e rivolgo a voi
il mio saluto più cordiale. Un saluto che va innanzitutto al vostro vescovo, il venerato fratello Cosimo Francesco Ruppi, che da 3 anni circa guida le diocesi unite di Termoli per Avino. So che l'odierno incontro si inserisce nel programma della visita pastorale che sta attuando nelle diverse comunità nelle quali si articola questa porzione delle gregge di Cristo a lui affidata, e lo ha preso con gioia del risveglio di fede che si va sviluppando nella diocesi grazie all'impegno pastorale dei sacerdoti, religiosi e laici. Serva questa mia venuta da voi a confermare le promettenti primizie di questa rinnovata primavera di vita cristiana. Saluto pure i vescovi delle altre diocesi del Molise e della regione dell'Abruzzo, i quali hanno voluto partecipare a questa Eucaristia per recarvi la testimonianza dei vincoli di fraterna comunione che legano le loro chiese al successore di Pietro. Vi ringrazio e affido loro l'incarico di portare alle rispettive popolazioni l'assicurazione del mio affetto e della mia preghiera. Un saluto rispettoso e cordiale rivolgo altresì all'autorità di ogni ordine e grado qui convenute ed in particolare ai sindaci dei 136 comuni molisani che hanno voluto onorare con la loro presenza questo nostro incontro. Nell'esprimere grato apprezzamento per questo gesto cortese, amo leggere in esso l'espressione della sincera volontà di collaborare con la Chiesa entro i limiti delle rispettive competenze per il raggiungimento di quegli obiettivi di civile progresso ai quali aspirano le forze migliori di questa nobile e spesso duramente provata regione. Uno speciale saluto, infine, desidero rivolgere alle comunità italo-albanesi e slave. Che da quasi 4 secoli vivono nella diocesi di Termoli e Avino, portando avanti una loro linea di fedeltà al Vangelo di Cristo e alla Chiesa da lui fondata. Auspico che, attingendo al ricco patrimonio delle loro tradizioni, esse sappiano perseverare in tale impegno di operosa coerenza cristiana per far sì che la fiaccola della fede possa essere trasmessa sempre ardente e luminosa alle generazioni che verranno. Oggi la Chiesa festeggia San Giuseppe, l'uomo giusto,
che è l'umiltà della bottega di Nazareth, provvide col lavoro delle proprie mani al sostentamento della Sacra Famiglia. Oggi quindi è innanzitutto il giorno degli uomini del lavoro. A voi dunque, operai, contadini, artigiani, pescatori, a voi lavoratori della terra e del mare, che col sudore quotidiano guadagnate il necessario per le vostre famiglie, desidero rivolgere in modo particolare il mio pensiero e la mia parola per additare alla vostra riflessione l'esempio di colui che, avendo condiviso la vostra esperienza, può capire i vostri problemi, raccogliere le vostre ansie, orientare i vostri sforzi verso la costruzione di un avvenire migliore. San Giuseppe sta davanti a voi come uomo di fede e di preghiera. A lui la liturgia applica la parola di Dio del Salmo 88: egli mi invocherà, tu sei mio Padre, mio Dio, la roccia della mia salvezza. Ossì, quante volte nel corso delle lunghe giornate di lavoro Giuseppe avrà elevato il suo pensiero a Dio per invocarlo, per offrirgli la sua fatica, per implorare luce, aiuto, conforto, quante volte. Ebbene, quest'uomo, il quale con tutta la sua vita sembrava gridare a Dio: tu sei mio Padre, ottenne questa particolarissima grazia. Il Figlio di Dio sulla terra lo trattò da padre. Giuseppe invoca Dio con tutto l'ardore del suo animo di credente: Padre mio. E Gesù, che lavora al suo fianco con istrumento e carpettiere, si rivolge a lui chiamandolo Padre. Mistero profondo. Cristo, che in quanto Dio faceva direttamente l'esperienza della paternità divina nel seno della Santissima Trinità, visse questa esperienza in quanto uomo attraverso la persona di Giuseppe, suo padre putativo. E Giuseppe, a sua volta, nella casa di Nazareth, offrì al bambino che gli cresceva accanto il sostegno del suo equilibrio virile, della sua lungimiranza, del suo coraggio, delle doti proprie di ogni buon padre, attingendole a quella fonte suprema da cui ogni paternità nei cieli e sulla terra prende don. Grande conto questo della paternità, al quale non pochi genitori oggi sono tentati di applicare
optando per un rapporto alla pari con i figli, che finisce per privare quest'ultimi di quel sostegno psicologico e di quell'appoggio morale di cui ha bisogno per superare felicemente la fase precaria della fanciullezza e della prima adolescenza. Qualcuno ha detto che oggi stiamo vivendo la crisi di una società senza padri. Si avverte sempre più chiaramente il bisogno di poter contare su padri che sappiano svolgere il loro ruolo, unendo la tenerezza alla serietà, la comprensione al rigore, il cameratismo all'esercizio dell'autorità, perché solo così i figli potranno crescere armoniosamente, dominando le proprie paure e disponendosi ad affrontare con coraggio le incognite della vita. Ma dove potete attingere, carissimi papà, l'energia necessaria per assumere nelle varie circostanze l'atteggiamento giusto che i vostri figli, anche senza saperlo, attendono da voi? La risposta ve la offre San Giuseppe. E il Dio, fonte di ogni paternità, e nel suo modo di agire con gli uomini, quale si è rivelato dalla Sacra Scrittura, che voi potete trovare il modello di una paternità capace di incidere positivamente sul processo educativo dei vostri figli, non soffocandone da una parte la spontaneità, né abbandonandone dall'altra la personalità ancora immatura alle esperienze traumatizzanti dell'insicurezza e della solitudine. Giuseppe e la sua sposa castissima, la Vergine Maria, non abdicarono all'autorità che loro competeva come genitori. Significativamente di Gesù è detto nel Vangelo, e stava loro sottomesso. Una sottomissione costruttiva, quella di cui furono testimoni le pareti della casa di Nazareth, giacché è detto ancora nel Vangelo che grazie ad essa il bambino cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. In tale crescita umana, Giuseppe guidava e sosteneva il fanciullo Gesù, introducendolo alla conoscenza delle consuetudini religiose e sociali del popolo ebraico, ed avviandolo alla pratica del mestiere
di cartiere, del quale egli, in tanti anni di esercizio, aveva assimilato ogni segreto. Questo è un aspetto che mi preme oggi sottolineare. San Giuseppe insegnò a Gesù il lavoro umano del quale egli era esperto. Il divino fanciullo lavorava accanto a lui ed ascoltandolo ed osservandolo imparava a maneggiare anche lui gli strumenti propri del carpentiere con la diligenza e la dedizione che l'esempio del padre putativo gli trasmetteva. Lezione grande anche questa, carissimi fratelli e sorelle. Se il figlio di Dio ha voluto imparare dall'uomo, da un uomo, un lavoro umano, ciò sta ad indicare che nel lavoro c'è uno specifico valore morale con un preciso significato per l'uomo e per la sua autorealizzazione. Nell'enciclica Labor Exercens fa appunto notato che mediante il lavoro l'uomo non solo trasforma la natura adattandola alle proprie necessità, ma anche realizza se stesso come uomo e anzi, in un certo senso, diventa più uomo. Come non riconosce allora la grande dignità del lavoro, qualunque esso sia nella sua espressione concreta? Come non vedere il ruolo fondamentale che esso svolge nella vita del singolo, della famiglia, della società? Purtroppo la cupidigia e l'egoismo hanno spesso spinto gli uomini a sfruttare le capacità intellettuali e fisiche dei loro simili e a imporre loro prestazioni lavorative che si sono rivelate in vari modi lesive della loro personale vita. Contro queste degenerazioni del rapporto di lavoro giustamente insorgono le associazioni sindacali per difendere quanti vedono conculcati i loro legittimi diritti. Se questo è giusto e merita approvazione, non sarebbe peraltro comprensibile un atteggiamento che giungesse a contestare il lavoro come tale, non riconoscendone la funzione provvidenziale indicata nel comando biblico originario, soggiogate la terra. Tale funzione San Giuseppe riconobbe e accettò nella propria vita, trasmettendo al piccolo Gesù che gli crescerà accanto il senso di gioiosa disponibilità con cui
ogni mattina egli riprendeva la quotidiana fatica. Anche per questo San Giuseppe sta davanti al popolo cristiano come luminoso modello di vita al quale ogni padre può e deve guardare nelle scelte concrete che sono imposte dalla responsabilità di una famiglia. Ti ho costituito padre di molti popoli. È stato proclamato poc'anzi nella prima lettura della Messa. Le parole che Dio disse ad Abramo, ormai vecchio e prima ancora di una discendenza, la liturgia le applica oggi a San Giuseppe, il quale non ebbe affatto discendenza carnale. E noi che riflettiamo sulla sua vicenda personale, possiamo apprezzare appieno l'opportunità di tale accostamento. Dopo essere stato, infatti, uno strumento particolare della Divina Provvidenza nei confronti di Gesù e di Maria, soprattutto durante la persecuzione di Erode, San Giuseppe continua a svolgere la sua provvidenziale e paterna missione nella vita della Chiesa e di tutti gli uomini. Padre di molti popoli, la devozione con cui i cristiani di ogni parte del mondo, in ciò incoraggiati dalla liturgia, si rivolgono a San Giuseppe per confidargli le proprie pene e per implorarne la protezione, conferma il fatto singolare di questa paternità senza confini. Guardate dunque con fiducia a San Giuseppe. Anche voi, uomini e donne del Molise e dell'Abruzzo, perseverando in una devozione che è tanto profondamente iscritta nelle tradizioni dei vostri avi, non è egli forse un magnifico esempio per ogni laico impegnato che all'interno della parrocchia e dei vari movimenti ecclesiali vuole rendere la sua coraggiosa testimonianza a Cristo? A San Giuseppe ricorrete in particolare voi, sacerdoti e religiosi, voi anime consacrate che nella sua castità virginale e nella sua spirituale paternità vedete rispecchiati gli ideali più alti della vostra vocazione. Egli vi insegna l'amore al raccoglimento e alla preghiera, la fedeltà generosa agli impegni assunti davanti a Dio e alla Chiesa, la dedizione disinteressata alla comunità nella quale la provvidenza vi ha posti, per quanto piccola e ignorata sia. Nella luce del suo esempio, voi potete imparare ad apprezzare il valore di tutto ciò che è umile, semplice, nascosto, di ciò che si compie senza pascenze, senza clamori, ma con effetti
visibili nelle profondità insondabili del cuore. E voi, famiglie di oggi, che state vivendo le rapide trasformazioni della società contemporanea ed è subite a volte preoccupanti contraccolpi, voi potete trovare nella famiglia di Nazaret, su cui Giuseppe vigilava con previa cura, il modello sempre attuale di una comunità di persone nella quale l'amore assicuri un'intesa ogni giorno rinnovata, invocando Gesù, Maria, Giuseppe, possano i componenti di ogni famiglia delle nostre comunità ecclesiali ritrovare nei vari momenti della loro esistenza la gioia del dono reciproco, il conforto della solidarietà nelle prove, la pace serena di chi sa di poter contare sulla onnipresente, seppur misteriosa, provvidenza di Dio. Egli mi invocherà, tu sei il mio padre. Come San Giuseppe, invocate anche voi, con una preghiera assidua e fervorosa, il Padre Celeste, e sperimenterete anche voi, come lui, la verità delle successive parole del Salmo: vi conserverò sempre la mia grazia, la mia alleanza vi sarà fedele. Amen. Ad annunciare l'amore del Padre e ad essere testimone della salvezza di Cristo e depositaria dell'azione dello Spirito, perché sempre più intensamente viva nella fede il mistero della presenza di Dio nella storia, si adoperi nella carità per realizzare la difesa e la promozione dell'uomo e nella speranza sia segno di comunione e di unità per tutti i popoli della terra. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per il Santo Padre Giovanni Paolo II, segno della provvidenza in questo particolare momento storico, instancabile apostolo di evangelizzazione, missionario di pace e testimone di comunione tra i cristiani, perché il Signore lo assista nel ministero di annunciare il Vangelo ad ogni popolo, nel suo impegno a dare coraggio e speranza ai credenti, nella sua opera a favore dell'ecumenismo, nella missione di difensore e promotore dei diritti dell'uomo. Preghiamo. Assolta Dio, Signore. Per la Chiesa di Dio, che è morita, che nel corso dei secoli ha saputo testimoniare gli ideali evangelici nella semplicità di vita, nella riflessione sentita e nell'attaccamento alla famiglia, perché, aprendosi ai grandi valori della Chiesa d'oggi e dell'insegnamento conciliare, renda sempre più consapevole di viva la propria testimonianza di fede. Preghiamo.
Assolta il Signore. Zaccasse, Zaed disse, tu i suoi spiegle, il cranio, da risuoio, il vielo, si chiuole, dai da, porto Cristo, tu e sole nascere, tu murirasso i zigri, bude danas, il rivivero, i cuocrogliano, cavo snatra, autentro, zedris, far, sfia, narada, i da te, sto, isto, zedriso, sto, glie, zalenisalo, tu ieri, Isusa, Christa, morimo. Per i giovani, tante volte dal vicario di Cristo indicati come la speranza del mondo e la primavera della Chiesa, e per le famiglie cristiane nate dal sacramento del matrimonio e impegnate a testimoniare l'amore di Cristo, perché accolgano con disponibilità l'appello ad essere operatori della Chiesa rinnovata dal Concilio. Preghiamo. Per tutti quelli che nel lavoro continuano l'opera della creazione, perché riconosciuta la loro dignità di persone, ci si adoperi per consentire una nuova qualità di vita, si rispetti la dimensione solidale intrinseca al lavoro e si costruisca la nuova civiltà del lavoro sulla civiltà dell'amore. Preghiamo. Per i malati, i sofferenti, gli anziani, i disoccupati e tutti coloro che sono provati dal dolore, per noi presenti a questa Eucaristia e per quanti ci seguono attraverso la radio e la televisione, perché possiamo custodire la memoria della presenza del Papa nella nostra terra, come impegno di fedeltà a Cristo e di testimonianza nell'ambiente, preghiamo. O Dio, che nel tuo amore misericordioso accogli noi tutti, anche se peccatori, e ci ricordi dei tuoi doni, ascoltami io le nostre preghiere, e per l'intercessione di San Giuseppe e della Beata Vergine Maria, proteggi, assisti e guida la Chiesa, tua famiglia, perché annunci al mondo con la parola e la vita la tua salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci prepariamo con la presentazione dei doni alla liturgia eucaristica. Precedono i chierici con le offerte del pane e del vino. Poi si arricchisce il gesto dell'offerta con la presentazione dei doni che esprimono la realtà mozzana. I pescatori con il pesce dell'Adriatico, gli agricoltori con i vari prodotti della terra, gli artigiani con lavori, rame, campana di macelleria, scrittorio in acciaio, quadro della cattedrale, poi prodotti locali, anche i paesi slavi e latonesi offrono prodotti della propria terra. Al termine ci sono la presentazione di alcune pietre che saranno benedette
perché si darà inizio ai lavori di alcune chiese, proprio a questa zona in cui noi ci ritroviamo, è una chiesa ancora in una cappella di lapiera e si pensa di costruire una chiesa. Noi giochiamo a questi doni, all'offerta di questi doni con il tanto. La cena, allo stesso modo prese il calice, gli rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la resurrezione e la vita della luce. Oh.
pregiamo di restare con i vostri, perché i sacerdoti verranno in mezzo ai vari reparti. La bandiera indica il posto dove si trova il sacerdote. Cantico di comunione. Thank you.
mezza ripresa, eh sì. Se l'ho fatta quando stava la sopra, guarda.